Dopo 2 e mezzo lunghi giorni di viaggio siamo finalmente arrivati nel luogo del gemellaggio. Siamo stati divisi in 2 parrocchie, Sanreu e Avanca, e abbiamo ricevuto un amore infinito dalle famiglie che ci hanno accolto, che ci hanno trattato subito come fossimo i loro ninnini, che sono bambini. I loro bambini. Questi 2 giorni abbiamo fatto un sacco di attività, abbiamo scoperto un sacco di cose nuove, ci hanno fatto scoprire le loro città, le loro parrocchie, e ci hanno fatto scoprire anche un po' tra di noi, tra i vari gruppi, ci hanno mischiato, ci hanno fatto conoscere gente nuova, insomma un insieme di emozioni e di scoperte una dietro l'altra, che diciamo è il cuore di quella che è l'esperienza del gemellaggio. Olá, sou Elizabeth e em setembro de 2022 comecei em Sanreu com um grupo a preparar a Jornada Mundial da Juventude para os nossos jovens. E começámos também a pensar na maneira de acolher os peregrinos na nossa localidade. Fizemos reuniões com as paróquias de todo o distrito de Aveiro. Pensámos em fazer festas para arranjar também dinheiro para os nossos portugueses poderem ir à jornada também. E assim chegámos ao dia de hoje. Com muita alegria recebemos 49 simpáticos italianos de Montov e temos 7 portugueses de Sanreu que vão às jornadas. Sono stati 3 giorni fantastici, siamo stati accolti in modo fantastico e incredibile dalle nostre famiglie, tantissima accoglienza, voglia di farci provare i cibi tipici e di farci vedere il loro territorio. Sono stati per adesso 2 giorni fantastici, oggi siamo alla festa con tutte le altre diocesi che ci sono vicino alla nostra, speriamo di divertirci, sicuramente sarà una grandissima festa. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui a Avanca, la festa culturale è per i pellegrini italiani e non, abbiamo visto i pellegrini di Aosta, ci siamo salutati tutti, abbiamo parlato con i portoghesi. E come stanno andando questi nostri primi giorni di pellegrinaggio? Top! Mangiando da Dio e niente, stasera ci divertiamo tutti insieme, balliamo e cantiamo. Tu credi?